Arezzo è la 16ª provincia a livello nazionale per, come dato di valore assoluto sulle esportazioni, quindi capite che davvero siamo ai vertici, diciamo, di questa economia importantissima, che è quella appunto delle esportazioni. Certo è che i dati che purtroppo registriamo sono dati che non ci confortano, perché ovviamente ci confrontiamo ancora con un costo del denaro molto alto, la capacità delle famiglie è assolutamente ridotta. Se da un lato vola l'export aretino, dall'altro pesano inflazione e contesto internazionale. È così ancora una volta un bilancio tra luci e ombre quello che emerge nella giornata dell'economia organizzata dalla Camera di Commercio di Arezzo Siena alla Borsa Merci, nel corso della quale sono stati presentati i principali indicatori economici del territorio. Ed emerge sicuramente la fortissima presenza di un distretto, su Arezzo in particolare, che è quello orafo, che continua a dare, dopo quelli del 2023, anche nel 2024 grandissimi segnali di positività. Ovviamente abbiamo addirittura nel settore del gioiello un aumento delle esportazioni dei primi tre mesi di oltre il 130%, e ovviamente poi permettono ovviamente di far posizionare le nostre esportazioni globali del primo trimestre di un aumento di oltre il 30%, quindi un dato assolutamente importante. L'export continua dunque a trainare l'economia aretina e il valore aggiunto. Per quello che riguarda i settori che influenzano l'andamento del valore aggiunto, sono ovviamente i servizi, che contribuiscono a più ovviamente della metà del nostro valore aggiunto, e sono in area positiva intorno al 2%. L'altro settore importante che ha contribuito nel 2023 al valore aggiunto positivo è il settore delle costruzioni, influenzato dagli ecobonus, un più 10,5%, e ovviamente anche il settore dell'agricoltura ha contribuito significativamente con un più 13%. In lieve flessione la manifattura, un meno 2%, cresce il tasso di occupazione al 71%, quindi di 4 punti percentuali, ma ancora ci sono luci ed ombre, come per esempio il tasso di inattività femminile, che è molto alto, al 32%, i giovani hanno un tasso di occupazione del 52%. Quindi, per quello che riguarda la demografia imprenditoriale, confermiamo appunto il dato delle 35.000 imprese iscritte e 43.000 localizzazioni, con 117.000 addetti. C'è da registrare, ecco, una crescita costante dell'imprenditoria straniera, in particolar modo dei titolari di cariche straniere, che sono sempre molto in aumento e arrivano a sfiorare addirittura il 7% della base imprenditoriale.